I mercati sono bloccati. La lotta tra Tori e Orsi si fa sempre più serrata. Qua non si capisce se il mercato vuole salire, se vuole scendere. Insomma, veniamo da una settimana noiosa. Gli indici americani sono praticamente fermi. La variazione media è stata intorno allo 0,40% per quanto riguarda i principali tre indici americani. Mentre per quanto riguarda gli indici europei sono visti dei leggeri rialzi in media intorno all'1%. Quindi nel video di oggi, dato che sui mercati c'è poco da fare, cerchiamo di capire un po' la situazione nella quale ci troviamo e perché c'è questa grande indecisione da parte degli investitori. Prima di vedere tutto questo, però, io come sempre vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. Inoltre vi ricordo anche che chi fosse interessato a lezioni private direttamente con me, trovate qua sotto in descrizione il link al sito internet in cui c'è il percorso one to one e poi ci sono anche altri servizi all'interno del sito. Insomma, andate a dare un'occhiata se non l'avete già fatto. Siamo sempre lì, su un mercato indeciso, non si capisce se vuole salire o se vuole scendere. Quando prova a salire gli orsi lo ributtano giù e quando prova a scendere i tori lo ributtano su. Ma perché c'è tutta questa indecisione? Beh, signori, perché ci sono segnali long e segnali short, non tanto da parte dei fondamentali che stanno uscendo, perché i fondamentali non stanno mostrando grandi sorprese, ma per quello che gli investitori sanno di quello che è successo in passato sul mercato. Ovvero, se andiamo a vedere nel passato, ci sono segnali long e segnali short. E capisco bene che c'è grande indecisione. Vedo anche qui su YouTube, ma in generale, il sentiment degli investitori. C'è chi è profondamente short e si aspetta una recessione pesante e secondo lui questi prezzi sono ancora troppo alti. Chi invece, come me, rimane ad avere una visione long almeno momentaneamente, perché nonostante tutto i prezzi sono buoni. Ma quali sono poi i dati? Cerchiamo di fare il punto della situazione, di capire cosa sta effettivamente succedendo. Diciamo che da un punto di vista long, i tori cosa vedono? I tori vedono dei prezzi buoni. Quello vedono innanzitutto, prezzi buoni per quanto riguarda i titoli. Ci sono stati in particolare nel mese di gennaio delle grandissime occasioni su titoli americani, quale esempio Apple che ha super performato, o Meta che ha fatto un rialzo folle di oltre l'80%. Ma poi dopo ci sono anche altri motivi per il long, ad esempio storicamente gli utili, storicamente l'abbiamo già detto più volte, cioè quando gli utili delle principali aziende raggiungono il bottom, ormai i mercati sono già ripartiti perché guardano avanti di 6-9 mesi. Ma allo stesso tempo storicamente abbiamo anche alcuni elementi che ci dicono short, ad esempio li ho segnati qua davanti, l'S&P 500 non ha mai raggiunto il minimo prima della recessione. Cioè, prima che arrivasse la recessione, mai l'S&P 500 ha toccato un minimo. Bisogna che la recessione ci sia, anzi, solitamente toccava il minimo l'S&P 500 verso la fine della recessione. Qua la recessione non è neanche arrivata e già i mercati sono ripartiti, quindi gli investitori sono un po' titubanti perché non riescono bene a capire, quindi dovrà scendere ancora. Altro motivo per cui dicono deve scendere ancora il mercato, cos'è? È che il bottom non è mai stato raggiunto prima dell'inizio del taglio dei tassi. Cioè, prima la Fed li alza e qui i mercati tendono a scendere, poi dopo li tiene fermi e i mercati scendono. Quando inizia a tagliarli, poi dopo, i mercati continuano a scendere. Quindi finché la Fed non ha iniziato a tagliare, i mercati storicamente non sono mai ripartiti. E quindi capite che abbiamo elementi long, utili e anche dagli elementi long abbiamo da un punto di vista tecnico, se ci pensiamo, perché il Nasdaq tecnicamente è in un mercato rialzista in questo momento, come gli indici europei, non c'è neanche bisogno di dirlo, e gli indici americani, anche l'S&P, è in un mercato rialzista da un punto di vista tecnico. Ma allora perché questi orsi continuano a dire? Beh, per i motivi che abbiamo appena elencato. E allora perché sono long? Perché storicamente nessuna recessione è mai stata così tanto scontata dai mercati prima ancora che avvenisse. Questa è quella che dovrà avvenire teoricamente, sarà la recessione più scontata della storia e di conseguenza io penso che gli investitori stiano guardando molto avanti questa volta, non un po' avanti, ma molto avanti. Questo è un dato pesante, è un dato che fa riflettere, perché storicamente la recessione non è una cosa che ti aspetti.
Se la recessione arriva, il mercato rimane un po' sconvolto e inizia a buttare giù. Invece, in questo caso, noi abbiamo dei mercati già scesi con tanta forza, no? Addirittura il Nasdaq aveva perso un 35% dai massimi, prima ancora che arrivasse la recessione. E quindi è probabile, almeno io lo vedo così, che il mercato stia guardando molto avanti. Inoltre, chiaramente, il mercato sta scontando un soft landing, non un hard landing. Di conseguenza non si aspetta una recessione così pesante, perché comunque l'inflazione sta calando. Queste sono un po' le motivazioni che adesso vanno a creare indecisioni sul mercato e che mettono gli orsi contro i tori e creano dei trading range molto molto stretti. Cosa penso che possa succedere? Io mi aspetto ancora dei rialzi, perché da un punto di vista tecnico siamo ancora in un trend rialzista. Quando poi dopo avrò dei forti segnali short, allora dirò mi sono sbagliato, ma in questo momento io rimango long. Anche perché poi dopo, e qui mi rivolgo agli investitori di lungo termine, nel lungo termine, lungo 10 anni, 5 anni, i mercati tendono a salire, ad aggiornare i massimi. Di conseguenza, trovarsi in un mercato di tendenza nel lungo termine rialzista ci dà una certa sicurezza. Quindi conviene sempre di più essere long che essere short sugli indici. Questa è proprio la legge di base. Detto questo, adesso, questa settimana, che notizie escono? Attenzione, settimana molto molto calda. Vi leggo velocemente che mi sono segnato tutto. Allora, lunedì escono le trimestrali Coca-Cola, anzi voi state guardando il video che le trimestrali sono già uscite, e martedì esce Microsoft, Google e Visa, mercoledì esce Meta, giovedì escono Amazon, Mastercard e poi dopo sempre giovedì, ma questo alle 2:30, cosa succede? E esce il PIL trimestrale negli Stati Uniti e anche le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, queste ultime che stanno iniziando a salire. Quindi c'è la giornata di giovedì un po' la più calda con Amazon, Mastercard e soprattutto dati fondamentali quali il PIL primo trimestre, lo si aspetta al 2% rispetto al 2.6 che del mese precedente, scusate, del dato precedente. Di conseguenza ci si aspetta effettivamente un'economia che si sta contraendo. E infine poi dopo la disoccupazione che è finalmente, e dico finalmente, sta crescendo. Detto questo, adesso ci spostiamo al grafico e andiamo a fare un'analisi sui principali strumenti finanziari. Eccoci qui signori, partiamo sempre dal Nasdaq, questo è il grafico settimanale, vedete che abbiamo queste ultime 3 settimane di aprile veramente molto molto noiose e indecise. Andiamo su time frame giornaliero e vediamo questo trading range già evidenziato. Chiaramente una rottura a rialzo è un forte segnale long, una rottura a ribasso diventa un forte segnale short. La mia view in che momento cambia? Cambia nel momento in cui dovessi vedere dei forti ribassi, quindi delle candele rosse decise con forte volatilità. Volatilità che in questo momento ve la faccio vedere, ecco qua, volatilità sull'S&P 500 molto molto bassa, e solitamente quando la volatilità è così bassa il mercato tende ad essere rialzista, perché sappiamo che i mercati salgono con le scale e scendono con l'ascensore. Invece qua con l'ascensore non sta scendendo proprio niente, perché in 3 giornate di ribassi, e ve le faccio vedere, che ci sono state sul Nasdaq, 3 giornate di ribassi, si è perso alla fine in tutto 1,075, praticamente nulla. Quindi cosa mi aspetto? Io mi aspetto una rottura a rialzo di quest'area. Fino a che zona? L'area che io tengo monitorata ancora da tempo è questa qui, l'area di 13.680. Questa è l'area che più mi interessa. Per quanto riguarda l'S&P 500, anche qui su time frame giornaliero molta molta indecisione. Abbiamo visto che comunque c'è questa struttura, per quanto timida, di massimi crescenti, la vediamo, no? Questa struttura di massimi crescenti, vedremo se continuerà questo rialzo. A mio parere un forte segnale long è la rottura, questa qui, dell'area di 4175 per l'S&P 500, ed è una rottura che mi aspetto possa avvenire. Target per l'S&P 500 un po' più ambizioso, beh, il primo 4200, il secondo target più ambizioso ma secondo me valido è quest'area qui, ve l'abbasso un pochettino perché lì 4300 punti. Visti i principali 2 indici americani, andiamo a vedere adesso in Europa cosa succede. Partiamo dalla Germania 40, dal DAX, che ha raggiunto il nostro primo target in zona 15.8, sta adesso provando a attaccare il nostro secondo target, che l'avevamo già dato da tempo, dell'area di 16.000. Visto il DAX, adesso invece FTSE MIB Italia, cosa succede? 28.000.
tocca i 28.000, rifiuto e adesso sta tornando nuovamente a testare i 28.000. Signori, ci siamo, l'indice italiano potrebbe fare quel salto di qualità, potrebbe andare a rompere l'area di 28.000, un'area che non veniva rotta dall'indice italiano, ma guardate, andiamo indietro nel tempo, bisogna andare veramente alla preistoria, quindi veramente un livello molto molto importante che sarebbe un forte segnale long. Naturalmente aspettiamo in chiusura di candela per quanto riguarda l'indice italiano. Visto l'Italy, anche adesso voglio concentrarmi un attimo sul reparto materie prime tra cui natural gas, che purtroppo non ha raggiunto la mia area a 1,750, è partito su con molta forza. L'area che adesso tengo monitorata è l'area dei 2 dollari. E un ritorno qui potrebbe essere, magari se ci dovesse tornare verso i primi di maggio, metà maggio, un ottimo ingresso long, l'area di 2. Poi dopo, finito questo, andiamo a commentare un attimo US Oil. US Oil che continua adesso a scendere, dopo le notizie sull'OPEC, il forte rialzo è stato un po' riassorbito, mi aspetto che questo gap possa essere chiuso, quindi un ritorno in area almeno 73, secondo me ci potrebbe stare. Gold, per quanto riguarda il gold invece mi è stato chiesto, secondo te Silvio è in super trend il gold? Secondo me no, l'area dei 2000 è stato un buon livello per shortare, infatti il prezzo qui scende. Sicuramente il gold nel lungo termine è bene tenerlo, un buon punto d'ingresso per chi fosse rimasto fuori l'area di 1917-1900 va anche bene arrotondare. BTC che invece nelle ultime giornate ha sofferto molto, è tornato in questa area. No, adesso sta arrivando in quest'area qui dove gli è piaciuto molto scambiare, ha scambiato per molto tempo, potrebbe tornare a fare una zona di congestione qua in mezzo, quindi tra 26.800 e 29.000. Quindi qui che torni a fare una buona zona di congestione ci potrebbe stare, un'eventuale operatività potrebbe essere questa, entrare a 26.800 e poi rientrare a 25.000 nel caso di successivi ribassi. Ultimo commento, poi ho finito, lo voglio fare su Tesla. Tesla che ha subito un forte gap down. A cosa è dovuto questo gap down? Dalla trimestrale è risultato che le auto sono aumentate, la quantità di auto vendute, però ci sono margini un po' più bassi, perché dal 29% che c'erano i margini sono passati i margini al 19%, ma di auto ne sono vendute di più. Secondo me Tesla è un momento di transizione tra un'azienda che prima produceva auto di lusso, chiamiamole così, un po' più di lusso, adesso invece sta diventando un'azienda che vuole fare auto alla portata di tutti, e questo è il motivo di questo gap down, cioè sono dovute ai margini, e i margini sono giustificati da questo. Bene signori, per quanto riguarda le mie analisi al grafico è tutto. Se ci sono strumenti poi che vi interessa analizzare in settimana, farò sempre video aggiornamenti, quindi me li fate sapere qui nei commenti. Inoltre, cosa ci tengo a dire? È una settimana dove escono trimestrali importanti, trimestrali più importanti rispetto a quelle appena passate, escono anche dei dati nella giornata di giovedì. Non è questa secondo me la settimana di fuoco, però comunque stare attenti perché i mercati adesso sono indecisi, ma se dovessero prendere una decisione, la decisione secondo me creerebbe volatilità e tanta tanta spinta. Quindi tenersi pronti. Detto questo, io vi ringrazio per la visualizzazione, fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti delle considerazioni che abbiamo fatto in questo video, e noi ci vediamo per i prossimi contenuti sempre qui sul canale.